Lunedì 9 gennaio, siamo all'inizio di Viale Bori. Oggi è un giorno del banco di prova per il traffico dopo la chiusura in Largo Fraiano dell'ingresso e dell'uscita dalla Bretella. Si temevano disagi, come vedete sono disagi che esistono. C'è la coda per scendere in via Gasparotto e ferma, ci sono auto che suonano, disagi, verrebbe da dire, inevitabili, anche se in Largo Fraiano ancora si circola. Il problema è qui in questo punto, al semaforo appunto tra Viale Borri e la svolta a destra verso via Gasparotto, il peduncolo che porta giù in Viale Europa davanti alla nuova Esselunga. Vedete, la coda è ferma e ci sono dei disagi che in parte si temevano, disagi forse inevitabili. Ieri c'è stato l'appello, un nuovo appello da parte del comune a cercare percorsi alternativi, ma questo è il traffico di Varese.